un segno di speranza reale e tangibile. Lo è stato Papa Francesco per gli 892 profughi ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, dove il pontefice ha deciso di celebrare la messa in Cena Domini il Giovedì Santo. Papa Bergoglio si è chinato per il rito della lavanda dei piedi innanzi a 12 migranti, i cui passi hanno attraversato sentieri di disperazione, lasciando alle proprie spalle nazioni martoriate dalle guerre, oppresse dai regimi totalitari o dalla povertà. La più grande sfida per chi opera nel campo socio-sanitario, soprattutto alla luce degli odierni flussi migratori, è certamente quella di accogliere in modo concreto chi ha un bagaglio tanto doloroso, ma porta nel cuore la speranza per un futuro migliore. Con noi Angelo Chiorazzo, fondatore della cooperativa Auxilium, che gestisce la struttura di Castelnuovo di Porto. Per noi accogliere significa innanzitutto guardare la persona negli occhi, capirne i bisogni, quelle che sono le aspettative e nel limite del possibile cercare almeno di alleviare quelle che sono le sofferenze che fino a quel momento la persona ha vissuto. I migranti scelti per simboleggiare i 12 apostoli hanno storie di vita diverse. Un barista, una segretaria, un soldato, un commerciante, un pasticcere, 3 studenti e un contadino, per la maggior parte musulmani. Il multiculturalismo e il dialogo interreligioso non sono solo valori ricchi di un significato speciale in una comunità come quella dei richiedenti asilo, ma sono i ponti per costruire quella pace minacciata da gesti di guerra come gli attentati di Bruxelles, sui quali Papa Francesco si è espresso con fermezza. Dietro quel gesto ci sono i fabbricatori, i trafficanti delle armi, che vogliono il sangue, non la pace, che vogliono la guerra, non la fratellanza. Le parole che il Papa ha usato sono state fortissime, sono state, credo, davvero anche una consolazione per chi, soprattutto per i ragazzi che le hanno vissute sulla loro pelle. Sono così vere per loro che le vivono, scappano da quelle situazioni causate dalle persone che il Papa con tanta chiarezza e tanto coraggio ha denunciato proprio durante la messa. E forte è stata e rimane l'emozione dei profughi che hanno visto il pontefice in mezzo a loro, in un incontro che li ha profondamente emozionati. Tarek Ebrahe, mediatore culturale di Auxilium. Tante persone quando hanno sentito avuto il Papa, la gente non ci credeva. Cioè il Papa viene in un centro di accoglienza di 800 persone e si mette lì a salutare uno per uno, e fa un selfie quasi con tutti, davvero è raro, cioè davvero rarissimo. Cioè, per questa davvero anche ancora la gente continua a parlare, continua a vedere le loro foto, dice ma guarda come il Papa, e uno dice, oggi uno è siriano, musulmano, dice guarda ho avuto tipo 200 like su Facebook, ti fa rendere no, un po' felice, cioè, no? Diventa loro angelo, ecco, loro protettore. Un'esperienza indimenticabile per molti, soprattutto per Sira, un rifugiato maliano tra i 12 a cui il pontefice ha lavato i piedi. L'emozione era grandissima per me. Prima non sapevo che cosa significa lavanda di piedi, ma da quando mi è successo ho visto il mio foto, video su internet, su tutti quanti TV, quindi sono davvero contentissimo, mi ha cambiato vita. Volevo parlare con lui, ma non ho avuto tempo per parlarlo, ma ho scritto un pezzetto di lettera e sicuro che mi ricorderai.